Cotele, buonasera gentili ascoltatori dallo stadio Giuseppe Meazza di Milano. Cotele, buonasera da Francesco Repice, che grazie alla collaborazione tecnica di Daniele Bulgarini e Antonio Topolini è pronto a raccontarvi questo posticipo domenicale valido per la 24esima giornata del campionato di calcio di Serie A e Milan-Atalanta, e uno sguardo sull'Europa, l'Europa dei grandi, perché questo è il dichiarato obiettivo delle due squadre che galleggiano in quelle posizioni dove ci sono tante formazioni alle spalle di una Napoli che sembra francamente irraggiungibile e ingiocabile per tutti. Atalanta che prova nuovamente a ruggire sui portatori di palla avversari, che sono però bravissimi a farla girare, brevi di assassinista per la cavalcata di Teo Hernandez che si avvicina al limite dell'area. Barra Sotterra in mezzo a cercare Giroud, non lo trova. Il rinvio di Gizziti ancora sui piedi del francese, arriva a Tonale, a Darman Forte, i propri compagni del settore offensivo, libera sulla sinistra Leao, Leao che mette piede sulla destra, il pallone, la girata del numero 9 del Milan, che comunque ha avuto la possibilità di calciare in porta un pallone che è finito alto sulla traversa della porta difesa da Musso, ma dobbiamo dire che la palla di Leao veramente interessante per Giroud. 25 minuti, partita ora dobbiamo dire bruttina per la verità, con Calulu che si fa vedere a destra, prova ad attaccare lo spazio, è costretto a fermarsi, alle sue spalle c'è Krunic all'altezza della linea mediana, ancora uno scambio nello stretto, Tonali, Calulu, parte un fendente verso l'area di rigore, Giroud che va a colpire di testa, Hernandez al volo, rete, ha segnato il Milan, eccola la tecnica, eccola la bellezza del calcio, eccolo il gesto che può decidere tutto, è un tiro al volo meraviglioso di Teo Hernandez dai 22-23 metri con il sinistro, dritto per dritto, collo pieno, pallone che forse colpisce il montante, colpisce poi la schiena, il portiere dell'Atalanta Musso e si deposita in porta per l'1-0 in favore del Milan al 25esimo minuto, cambia il parziale a San Siro, ha segnato Teo Hernandez. Ecco, la qualità, la tecnica, Sembino Nela, fanno sempre la differenza. Fanno sempre la differenza, aspettavamo un gesto tecnico e questo gesto tecnico è arrivato da Teo Hernandez con un tiro veramente spaventoso, di una precisione unica, se vogliamo un po' sfortunato Musso su questo intervento. Però certo il tiro di sinistro dritto per dritto con il collo piede, lì bravo anche Giroud, dobbiamo dire, a muoversi tra i difensori dell'Atalanta che questa volta non stringono la marcatura ai danni delle francese, colpisce di testa, arriva Teo Hernandez, botta da 25 metri, incredibile precisione e potenza, avrebbe meritato direttamente il gol. Sì, sì, è vero, senza poi, nessun altro tocco. Esatto. Poi però il pallone è andato così a centrare il palo interno, rimbalzato sulla schiena di Musso, è finito in porta, il Milan è in vantaggio per 1-0 dal 25esimo, gran gol di Teo Hernandez. Speriamo che il francese abbia ispirato anche un po' tecnicamente questa partita fino a quel momento, da quel punto di vista molto molto scadente. E ora Ederson ha provato ad andare via con un dribbling elegante in area di rigore, finita a terra, l'arbitro lascia proseguire l'azione, contro piede del Milan, Leao, Leao, Leao al limite dell'area, Leao con il destro, pallone che scheggia forse la parte esterna della porta e finisce sul fondo, e Leao questa volta ha mostrato di cosa è capace, perché il suo incedere è poderoso verso l'area di rigore, culminato con una conclusione altrettanto poderosa che ha sfiorato i pali di Musso, Brian Diaz al limite, libera in area di rigore, Leao destro al giro, completamente sbagliato, palla che finisce oltre la traversa, il Milan aveva creato presupposti serissimi per il raddoppio di Rafa Leao, e Rafa Leao ha mancato forse l'occasione più ghiotta da posizione decentrata da sinistra, ideale per il suo destro, è andato a colpire il pallone verso il secondo palo, ha sbagliato nettamente la misura, Tonali assediato da Zappacosta, si libera del pallone cercando e trovando Tio, addirittura una finta con un colpo di tacco, una finezza ai danni di Højlund, il pallone che circola sul settore di destra dove può attaccare Messias, va centralmente Brian Diaz, colpo di tacco Giroud, è solo il pallone che viene respinto in uscita da Musso, credo però si trattasse di posizione di fuorigioco, non ho enfatizzato più di tanto la bellissima azione del Milan, infatti di fuorigioco si sarebbe trattato, norma del vantaggio perché l'Atalanta è in possesso del pallone, Højlund termina a terra, perde il duello fisico con Tomori, c'è solo una squadra in campo, vale a dire il Milan, anche perché i duelli individuali sono semplicemente tutti vinti dalle maglie rossonere. Incredibile questo, Francesco, perché eravamo abituati a vedere l'Atalanta, la caratteristica è proprio che vince quello. Sempre i duelli, che vince sempre i duelli. Questa sera il Milan, almeno fino a qua, ha impedito all'Atalanta di giocare il suo calcio. Intanto
Toto, Hernandez va da Leao, il velo del portoghese, la triangolazione che si chiude con Giroud, vola Leao sulla corsia di sinistra di fronte a Seto, mai, poi si accentra, va la conclusione, la respinta di Musso, questa volta la giocata scolastica di Rafa Leao con la parata del portiere bergamasco Brahim Diaz, conclusione dal limite, la deviazione di Scalvini, il pallone sul fondo, il calcio d'angolo in favore del Milan, si spellano le mani i tifosi, i seguaci del diavolo per la prova fornita da un Milan che sembra stasera veramente quello della passata stagione, se Bironella. Sono d'accordo, sì, un gran bel Milan. Giroud di sponda, Tonali di prima, poi Leao di prima, arriva Brahim Diaz di prima per Tonali in area di rigore di prima, Leao termina a terra, non colpisce il pallone, praticamente era un tap-in vincente davanti alla porta ormai sguarnita, azione meravigliosa del Milan, semplice rimessa al fondo, ma anche qui Leao troppo leggero su questo invito del compagno, non è roba per lui quella, sono cose troppo facili. È incredibile, però l'azione del Milan, vogliamo parlarne, tocchi di prima intenzione che hanno mandato a vuoto tutti i tentativi di intervento da parte dei difensori dell'Atalanta e poi Tonali che trova praticamente solo davanti alla porta Leao, alle sue spalle rinviene Jim City se non sbaglio e riesce in qualche modo ad ostruire un tiro in porta che non poteva che essere vincente. La notizia della serata è che attenzione però che Hernandez ruba palla, la cede indietro, Leao è solo, Messias destro sul fondo, clamoroso errore pazzesco di Messias. Milan che sta però sprecando troppe occasioni, adesso stavamo per dare la notizia e stavo per dire la notizia è che ha perso una corsa in velocità a Hernandez con un avversario, poi però è rimasto lì, ha sfruttato diciamo così la troppa sicurezza di Zappacosta dopo diciamo lo sprint, gli ha rubato palla, cross in mezzo, Leao la fa passare per Messias che sbaglia davanti alla porta, subisce fallo Hojlund dalla parte opposta, ora la partita è molto bella, attenzione che San Siro si scalda, io ho l'impressione che si stia scaldando il signor Zlatan Ibrahimovic ed è ovvio che lo stadio impazzisca. Ibrahimovic è pronto a entrare sul terreno di gioco, salutiamo questo nuovo ingresso in campo per questo fenomeno del calcio mondiale, adesso potrebbe cambiare qualcosa, vediamo se l'arbitro ferma il gioco, sì, decide proprio Stefano Pioli che esce dal campo con il numero 9 Olivier Giroud ed entra in campo con il numero 11 Zlatan Ibrahimovic, eccolo qua, sentiamo San Siro. Non so se si è capito se si è capito qual è l'atmosfera stasera a San Siro, è un grande momento, esce anche Brahim Diaz per dare spazio a decatelare, appena i tacchetti degli scarpini di Zlatan Ibrahimovic tornano a calpestare l'erba verde di San Siro, è ovvio che il pubblico, i seguaci del diavolo si scatenino nella euforia, io adesso mi aspetto qualsiasi cosa perché con Zlatan Ibrahimovic in campo tutto può succedere, pallone poi sulla corsia larga, eccolo Mele arrivare sulla sfera, poi che va a sovrapporre, poi corto per il cross di De Rolli in mezzo, impreciso, decalerà e allontana sui piedi di Leao il quale allunga a memoria proprio per Zlatan Ibrahimovic, la tiene benissimo lo svedese per decatelare che arriva alle sue spalle, l'appoggia su Messias, si fa vedere Krunic, manda a vuoto l'intervento di De Rolli dal cerchio centrale del campo di prima intenzione, Leao nello spazio, Messias in aria, Messias l'alza, ha raddoppiato il Milan, Messias esattamente al 41esimo minuto nel corso del secondo tempo, possiamo dire la genialata questa volta di Leao De Catelare che hanno lanciato nello spazio Messias, ha beffato in uscita, forse in ritardo Musso, 2-0 in favore del Milan, grandissimo gol del Milan, veramente un grande gol questo da parte della squadra di Pioli, è andato a segno un giocatore che forse meritava gol già prima, domani farà una mezz'oretta di muro con il suo piede destro perché quello che ha sbagliato è veramente clamoroso, questo molto bello con grande freddezza, ma tutta l'azione nella verticale è stata molto bella. Sì, dobbiamo dire che il Milan ha sfruttato al meglio gli spazi e questa volta la giocata in verticale per Messias è stata perfetta, ha bruciato in anticipo il suo diretto avversario, ha bruciato in anticipo anche l'uscita del portiere dell'Atalanta Musso, siamo al 42esimo minuto del corso della ripresa, il 2-0 chiude virtualmente una sfida, ma diciamo più che virtualmente, legittimamente, perché il Milan è stato superiore in tutto.
l'ha meritato stasera. Se vuoi sapere i miei voti, meritano tutti 8. Parliamo non dei nuovi entrati ma dell'11 iniziale, tutti 8 e un giocatore col 7. Sì, infatti è ovvio, perché insomma è chiaro che ci sono dei calciatori che esce Rafaleão. Esce Rafaleão dal campo, al suo posto Ante Rebic, insomma è stato protagonista di questa giocata. Comunque Rafaleão, perché ha combinato a lungo con Zlatan Ibrahimovic, viene applaudito dal pubblico di San Siro. Lui sa di non aver giocato una grandissima partita, magari però nella finale si è reso molto molto efficace e importante per la sua squadra. Viene abbracciato da Stefano Pioli, ecco il clima che si respira però sulla panchina del Milan, il clima ritrovato da questa squadra. Il Milan che a questo punto raggiunge l'Inter al secondo posto in classifica, in attesa di cosa farà la Roma domani a Cremona, anzi martedì a Cremona, se vino nero. Sì, classifica dice questo, classifica corta, insomma Milan sembra uscito dalla crisi, chiamiamola pure così, che ha attraversato. La prestazione di questa sera veramente è una prestazione notevolissima, mentre all'inizio quel paio di partite, tre partite vinte 1-0 con qualche difficoltà, ma insomma questa sera ha dato dimostrazione di sapere molte cose di calcio questa squadra. Mancano 30 secondi alla fine della sfida tra Milan e Atalanta, valida come posticipo della domenicale della 24esima giornata del campionato di calcio di Serie A. L'archivio e il Milan con una vittoria per 2-0 a spese di una Atalanta non pervenuta, dobbiamo dire, in questa serata. Le reti nel primo tempo, anzi l'autogol nel primo tempo, quello di Musso, ed è finita qui, e quindi possiamo dare anche l'ufficialità al successo rossonero. Milan secondo in classifica insieme all'Inter, si stacca un po' l'Atalanta, diciamo le reti, l'autorete e di Musso al 25esimo del primo tempo, sulla gran conclusione di Teo Hernandez, il raddoppio nel finale di Messias. Il Milan ha vinto una partita difficile, ha vinto uno scontro diretto per la qualificazione e Champions, si porta al secondo posto in classifica, rimane attardata l'Atalanta, domani e dopodomani le altre partite di questo lunghissimo e spalmatissimo 24esimo turno del nostro campionato. A me non resta che ringraziare per la preziosa collaborazione tecnica Daniele Bulgarini e Antonio Topolino per i più che mai opportuni interventi durante la radiocronaca. Sebino Nela, buonanotte Sebino. Grazie a te Francesco. Francesco Repice, nel ribadirvi che il Milan ha battuto per 2-0 l'Atalanta in questo posticipo della 24esima giornata del campionato di calcio di Serie A, augura a tutti i radioascoltatori una serena notte.